Good morning, buongiorno, hello. Good morning, hello. We have the microphone. So let's use the microphone today. Ta-da! So, how are you? Come state? È una domanda che non mi potete rispondere così, che non lo leggo. Però è già una domanda. Come sto? So it's not really an answer you can. It's not really a question you can answer me right now if I say, how are you? Obviously. Well, not obviously, but there's already a question like, how am I? Eh? How am I this morning? Come sto stamattina? Allora, il tema d'oggi è una pace profonda. Una pratica come una pace profonda. So the theme of today is deep peace. Sarà un'esplorazione per arrivare a questa meta. So it's going to be an exploration to get to this state, you know, of deep peace. E in tema vi dico che sono curioso di sapere cosa facciamo e come ci arriviamo. Adesso mi spiego meglio. So in line with this whole thing, I'm going to take these jelly shoes off. In line, Crocs or whatever, in line with this idea of deep peace, I'm quite curious and I wonder how this lesson will unfold and how we will get to this state of deep peace. And now I will explain this as well better. Dunque, tutti noi, io compreso, viviamo di più in questa ottica di sperare. Cioè, ovvero, mi spiego meglio, eh? Anche a livello molto semplice, eh? Tipo, ah, spero che la cena sarà buona. Spero che ci sarà il sole oggi. Spero che non mi vengano quelli lì a rompere le scatole. Eccetera, eccetera, eccetera. Fino a cose più grandi, no? So, let's say we're full of like hopes, you know, and it's like really in our language. So I'm like, I hope the dinner will be good tonight, or I hope I'm gonna sleep well tonight, or I hope I'm not gonna get any bother today. And then these are smaller things, they are big things, eh? And they can come even bigger things. So the question is, this is the first thing, eh? To change our minds a little bit to get into this deep peace thing. Is to change this I hope mental to I wonder. So this would be already I wonder if the dinner will be good tonight, you know? And this opens up our the possibility that we're actually going to be surprised, perhaps. So I wonder if I will sleep well tonight. You know, it could also have like a line of hope in this, I wonder. But you know, if it's really a wonder, you know, I wonder if I'll sleep well. I wonder. Quindi se io, allora le dico in italiano adesso, che è particolato questa cosa qui, eh? Se sostituisco spero che in chissà se la cena sarà buona stasera. Chissà se ci sarà il sole. Chissà che giornata si avrò oggi. Chissà come sarà la settimana. Chissà. Questo è tutto un lavoro. Perché deep? Perché è pace profonda questa? Perché vado ad abbracciare le incertezze che vengono ad incontrare. Cioè noi vogliamo le certezze, però allo stesso tempo non vogliamo. L'esempio è se vado a vedere un film al cinema,
non voglio sapere come l'esito, come finisce, no? Voglio essere sorpreso. Però nella vita invece è diverso, vogliamo di sapere le cose. Quindi già, secondo me, in realtà non vogliamo sapere le cose nella vita, vogliamo però rimanere in questo stato di curiosità. Pensiamoci su questa cosa qua, ci riflettiamo. So, I'm talking quite a lot before I change languages. So we want to know what happens in our lives. You know, this whole work here actually for the deep peace is about embracing uncertainty, and really we're living in a quite uncertain moment right now. So it's perfect to put into practice this kind of work. We want to know how everything is. But really, do we really want to know how everything is? I think we really want to live in curiosity and live in a way that we are pleasantly surprised by things, no? Not unpleasantly surprised. And if we go to watch a film, for example, the film, we don't want to know the end of the film. We don't want to know the end of the film. And the film, if someone tries to tell us, we say, no, don't tell us the end of the film, because we want to be surprised. Okay, so living in this kind of surprise is one tiny step into this embracing uncertainty. Quindi abbracciare questo stato di sorpresa, di meraviglia poi, è un passo verso questa accogliere l'incertezza. E perché questa ci porta a una pace profonda? Adesso lavoriamo anche molto col corpo per rendere questa... perché quando... non c'è tensione quando io sono lì spero che stasera la cena sarà buona, c'è tensione e quindi non c'è pace. Invece se sono, chissà se la cena sarà buona stasera, sia che la cucino io che qualcun altro, ovvio, non c'è tensione, c'è solo un piacevole attesa. Mi seguite? So This work, you know, it's like when I'm like, I hope tonight's dinner will be good, or I hope, this creates tension, no, in our minds. But when we're in this, I wonder how the dinner will be tonight. I wonder how, I wonder what I will find for my work. I wonder who I will meet. I wonder, you know, it carries on like this. Allora, andiamo a praticare adesso un po'. Quindi, anche questa, spero che questa lezione sarà buona per tutti, molto intenso e efficace. O chissà se questa lezione oggi sarà bella, se sarà divertente. Quindi mi lascio aperto. So, let's hope this lesson is going to be a really good one. No, this is not... It's like, I wonder if this... This session today will be good. So I hope we're understanding this a little tiny bit. So anyway. Il lavoro da fare sarebbe da scrivere tutta una lista delle cose che io spero che siano così. Tutta una lista, poi convertirli in chissà se. So the thing would be to make a whole list of like I hope blah 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 blah. And there's lots of them, say we have lots of hopes, hope blah blah blah, and change them into I wonder if, you know, change them and let's see how this goes. Okay, so la pace profonda è entrare nel corpo. So deep peace is when we really get into our bodies. So let's feel our feet. Anzi, muoviamo le dita dei piedi, so we're moving the toes of our feet. And let's do this. Open our hands and our feet at the same time. Apriamo le mani e i piedi nello stesso tempo. These are just like things for the brain. Sono cose per il cervello, per disincantarlo un po', to disenchant the brain a little bit. So now let's do the opposite hand. So moving the fist here and the foot there. Hope you can see it.
And then on the other side. Okay, shake the hands. Okay, and we're going to come halfway forwards like this. Andiamo avanti un po' così. Respirare nella schiena. So we're going to breathe really in our back here, in the lower spine. Mettiamo le mani, you can put hands there, or if it's too much, put our hands on our knees, or one and one, or just feel you breathing in the back there. So let's try a breathing that's like 6-9. Proviamo respirazione del tipo 6-9, inspiriamo, contiamo 6, espiriamo, conto 9. Quindi. Espirare, breathe out, 9. Breathing out longer, okay? Again, breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Ok. Non need to do much, eh? Non è che dobbiamo fare chissà cosa. Dobbiamo allungare però le espirazioni. Quindi anche qua. Ancora. Ancora. Do the cat move. I'll just turn to the side so we can see. Facciamo il movimento del gatto, gira di lato così lo vediamo. This is the swan, sorry. Questo non è il gatto, questo è la il cigno. Ok, il gatto. Making the out breath longer, facciamo l'espirazione più lungo. Swimming, breathe out, respirare. Cambiare, respirare, inspirare. Breathe out. Breathe in. The back is moving. La schiena si muove. Okay. So we're going to do some funny things as well today, a little bit, eh?
Deep breath in. So, facciamo anche alcune cose un po' più buffe oggi. Anche questo serve a rilassare il cervello. Gomito destro. Facciamo un danzetto con il gomito. So we're making a dance with the elbow. And it's moving, our whole body is moving. So we have, this is one of our new cats here, Mandorla. She's called Mandorla, means almond, because she has very almond-like eyes. Mandorla, come stai? Saluta tutti. Ciao, buongiorno! Okay, so the other elbow. So we're like making it groovy somehow, Lo stiamo facendo, come si vuol dire, un po' musicale. Ok, cool. Now we're gonna do this, so we go up and let's do this. So we're like, we're doing like a wave together, like throwing something at each other. Facciamo un'onda insieme, come se lancio qualcosa a voi, me la lanciate a voi. Quindi, ve la lancio a voi, zac, voi la prendete e me la lanciate e zac, e zac, e zac, e zac, e zac. E prendete, whoop, e rilanciate e throw it back to me, whee, and I throw it. Catch it and throw it back. Whee! And throw it again. Whoop! And throw it back. Whee! And throw it again. Whoop! And throw it back again. Yeah! Excellent. So, let's stand up. Alziamoci in piedi. E oggi facciamo un piccolo albero qua così. So we're going to have a little tree pose, like on the side here. Looking straight forward, guardiamo dritti in avanti. Crossing over, and crossing the foot over, incrociamo il piede davanti così. E andiamo un po' così, la sentiamo qua. So we're pushing our hips out slightly, very gently. And you can feel a whole stretch on the side there, which connects the top upper part of the body with the lower part of the body, che collega parte sopra e sotto del corpo. Sentire come siamo già più leggeri. So feeling how we're already much lighter. Our mood is lightening. Excellent. The other side. Oggi dobbiamo arrivare a una pace profonda, Okay, so today we have to arrive to a deep peace. So, I wonder if we arrive in a deep peace today. Chissà se arriviamo in questa pace profonda oggi. No, scusate, prima così. Sorry, first of all like this. The gaze is straight ahead. Lo sguardo davanti, dritto. Sentire come il corpo è già molto più sveglio dentro. It's a feeling how the body is already much more alive. There's like a vibration inside. So crossing the foot over, incrociamo il piede davanti, rimanere sulle punte dei piedi. Ecco. Excellent. Go to the other side again. Andiamo dall'altro lato. Il piede su. Prendi tutta la paglia anche. So put your foot up with all the straw attached to it. Because this is where I've planted my artichokes, you see. Cioè ho piantato dei carciofi qui. Quindi devo stare attento a non
testarli. Ok, abbiamo un piede così, tocchi anche così. Another lado, so we'll go on the other side. And just turn, my foot's slipping in. And just turning a little bit, turning, girare un po' qua, aprire qua. Concentriamo su fare un'espirazione lunga. So concentrating on making a really long, not really long, just long. The out breath is longer than the in breath. Okay, cool. Gonna do a cat move here. Breathe in, breathe out. Facciamo il gatto, inspirare. Gambe possono essere leggermente piegate, so legs are just slightly bent. Mandiamo fuori tutta l'aria. One hand like this. So the feet parallel, piedi paralleli, mano sulla sedia e un braccio su. Se è troppo, anche così, ok? So one hand in the air like this. If it's too much, then just on our side like this. Ok, the other side. Se potete, braccio su, se no. Sul fianco. So if you can, raise your arm right into the air. If you can't, then just put it on your side. Nadine. Okay. Stand up gently. Torniamo in piedi. Piano piano. Sediamoci. So we're going to sit down now. Feel the feet on the floor. Head going up to the sky, up to the ceiling. Alziamo là il collo verso il soffitto, verso il cielo. Sentire i piedi, sentire le spalle rilassate, rilassare la mascella, so relaxing the jaw, relaxing all the muscles in the face, rilassiamo tutti i muscoli nel viso. So we're gonna just do some pelvic floor work with the breath. Facciamo un piccolo lavoro sul pavimento pelvico col respiro. Questo anche calma enormemente il cervello. This is also very calming. So when we breathe in, quando inspiriamo,
come succhiamo su l'ano, pavimento pelvico, tutto quanto che sta sotto, lo solleviamo. So we're raising the whole pelvic floor, which is our anus, and all the rest of it. As if we want to hold up pee pee or poo poo, let's say. So we're breathing in, come se volessimo trattenere il pipì, il popò. Quindi inspirare, succhiare tutto, espirare, piano piano la rilasciamo. Troviamo che non abbiamo granché controllo qui e si rilassa di colpo. La pratica è di capire come rilassarlo lentamente. So we notice that we often don't have quite such a good control over this area, or quite such a good connection to it, so we tend to just, when we relax it like poof, and the idea here is that we relax it very gradually. Okay, so let's try it. Do 5 or 6 times, then a break, then 5 or 6 times, and stop. Facciamo 5 o 6 volte, poi pausa, poi 5 o 6 volte, poi pausa. Quindi, faccio con la mano, non so, inspirare, breathe in, trattenere solo, espirare, rilassare. Inspirare, trattenere, stringerlo, succhiarlo su. Espirare. One more time. Pausa un secondo. So just have a quick break here. Feeling effects. Ascoltiamo gli effetti. Permettere le spalle di rilassare. Tutto il corpo di rilassare, quello che non serve. So just allowing the body to relax, anything that's not needed to be sitting is relaxed. Facciamo ancora. Senza che faccio la mano 5-6 volte e poi mi fermo, quindi se facciamo di più non fa niente. So we're going to do 5 or 6 times. I'm just going to do it without my hands, just everybody with the eyes closed. And I will suggest time to stop. Okay. Quindi inspirare, trattenere, espirare, rilasciare. Pavimento pelvico. Ok, fermiamoci, rilassare, ascoltare gli effetti. So now we're just going to relax all the way down, rilassiamoci tutto giù. Dove ci è comodo, wherever it's comfortable, relax the head, really let go of the head, rilassare veramente il collo, le spalle, rilassare come non mai. Ci vuole un momento di assestarsi in una posizione. So really let go of the head, let go of the shoulders, making sure you're sitting well on the chair though. Relaxing, letting go of everything like never before, relaxing the head, feeling the breath, sentire il respiro,
con l'espirazione, ogni espirazione rilassiamoci sempre di più. So every out breath we're relaxing even more. Molto delicatamente, so very gently, coming back up again, very very gently, let's stop halfway, ci fermiamo a metà, respirare. Piano su. Sentire gli effetti, il momento del feeling effects. Facciamo qualche giro di Nadi Shodhana. Let's do a few rounds of Nadi Shodhana. So we bend our index and middle finger. We bend the whole hand down like this, and then they touch the index and middle, they touch on the palm. The space here is like this. Spazio qua, come uno spazio l'aria, superficie qua. E la mano è così. Non è, se è così non ce la facciamo, è troppo. La mano è molto chiusa così. Questi toccano i narici così, so these touch our nostrils just very delicately without pushing the nose. Toccano delicatamente senza spingere il naso. Espiriamo a sinistra. Se, qui faccio anche 6-9, so we're gonna do 6-9 here, so we breathe in 6. Breathe out 9.
I'm just going to do just a couple of minutes of Upeksha Mudra. Facciamo un paio di minuti di Mudra Upeksha, which is a balancing mudra. È un mudra che equilibra molto. Sentire, ascoltare il respiro, feeling the breath, listening to the breath. Then we unite our two hemispheres, uniamo le due emisferi delle mani, del cervello delle mani, il cervello al cuore, so the brain connecting to the heart. The cat is behind the phone, so that's why it's all wobbling about. Going to recite three Om's here in our heart center. Recitiamo tre Om nel centro del cuore. Ancora un minuto, fissare bene l'energia nel cuore. So still just one more minute, fixing this energy in our heart center. Down, apri gli occhi, so very gently opening your eyes. Look around where you are, guardate dove state con questi occhi nuovi. Looking around with new eyes, fresh eyes. Quindi questo stato di pace andrebbe coltivato. So this state of peace is something that we need to cultivate. Si dice anche cosa non è lo yoga e tutto ciò che distoglie la pace, però
vedete che è complicato anche perché dipende come ci parliamo anche, no? Quindi anche quello. So, we say that what isn't yoga? It's anything that removes us from this state of peace. Now, anything that brings us into peace is essentially yoga in the end. But we see it's very complicated, you know? It's like depends how we formulate our words, how we talk to ourselves. So, anyway, spero che è stato una. Spero, vedete? Come ridire questa cosa qua? Sarei proprio curioso di sapere come state ora dopo questa pratica, ecco. Questa è molto più. So I was about to say I hope you le but it's not. It's like I'm really curious to know how this practice touched you and what you make of it, you know? Cosa ne pensiamo di questo? Perché è un po' un mondo un po' particolare, no? Lavorare così. It's a bit of a strange way of working, no? Working on peace like this. So anyway, so I wish you really an amazing day, amazing week. Vi auguro una giornata bellissima, meravigliosa. Queste lezioni sono offerte sempre nello spirito del dono e ringrazio a chi ha mandato una donazione. Però è veramente non sono contento quando ricevo dei contributi, però non come dire, siete benvenuti a guardare questo in diretta, a guardare questa come registrazione, perché viviamo in un momento molto difficile e quindi chi si può permettere è bene, chi no va bene così. So as you said, I'll try and say this very succinctly in English. So these lessons are offered in the spirit of the gift. And I'm very happy to receive donations, but they really are offered in the gift, which means that you don't have to feel obliged to return anything to me at all, because the situation that we're all living is very complicated and very difficult. But if you're in a position to, then I gratefully accept. So continuate a praticare. So continue to practice and see you next Monday. Let's think about it. I might think about holding a slightly longer workshop where we can talk to each other. Let me know if that could be of interest to you. Potrebbe essere che a breve organizziamo un incontro un po' più lungo, magari 3 ore, qualcosa così, dove possiamo un po' più comunicare. Sarebbe sempre così, in questa formula del dono. Okay, so have a great day and catch you later, guys. See you. Bye. Ciao.